Non ne posso più! Tutti ragazzi, e con questa frase non ne posso più volevo esprimere il mio concetto di quello che sta accadendo su YouTube, in generale un po' su tutte le piattaforme, diciamo, di comunicazione, ma soprattutto su YouTube, perché sta davvero diventando qualcosa di invivibile. Innanzitutto, prima di partire, volevo dirvi che per comprendere meglio quello che sto per dirvi, vi consiglio di guardare il video sulla nuova grafica che entrerà in vigore nel 2013. Inoltre ho anche saputo che esiste un modulo appunto per cercare di fermare questa cosa, questa nuova grafica che verrà fatta su YouTube, e lo troverete in descrizione in modo che possiate magari anche voi partecipare firmando digitalmente, diciamo, a questo processo di blocco, perché veramente se vedrete quel video vi renderete conto dello schifo che sarà la nuova grafica di YouTube. Comunque, tornando al nostro argomento, parleremo di social network e la social networkizzazione di YouTube. Purtroppo è così, è ufficiale, come avete visto da mia sorella con quelle facce strane. Purtroppo anche YouTube si sta avvicinando a diventare un social network, quindi una piattaforma di facile comunicazione con una certa, diciamo, impostazione visiva, un'impostazione visiva che danneggerà sicuramente i canali. Allora, se avete visto già il video sulla nuova grafica, allora avrete, o insomma avete finito di vederlo, avete capito bene, nel senso, vi siete resi conto di come sarà. E io infatti facevo questo video semplicemente per protesta, perché non si può trasformare YouTube in una piattaforma di condivisione video in stile social network. Questo che significa? Significa semplicemente che solitamente YouTube viene visto dalla maggior parte della gente come una piattaforma di condivisione video, quindi video di qualunque tipologia, cellulari, dispositivi che riprendono in 2P o cose, video insomma scandalosi, video amatoriali. Però non è più così. Quindi YouTube non è più visto, almeno da una percentuale anche abbastanza residua, ma comunque da una percentuale, come una piattaforma di condivisione video di qualità, come sto facendo io, come fanno tanti altri YouTuber, ma per la maggior parte della gente è visto come una piattaforma di condivisione di video qualunque. Il che non è sbagliato, però è anche vero che con questa nuova grafica, con questo nuovo sistema che sta per essere, diciamo, messo in mercato, quindi con questa nuova grafica, e ora andremo a spiegare un po' i motivi, comunque andrà a creare veramente un caos su YouTube, e prevedo, non solo io naturalmente, grossi cali dell'utenza, almeno dell'utenza, diciamo, professionale, cioè di quelle persone che oltre a produrre video li guardano. Ad esempio può essere qualcuno di voi, e può essere insomma tutta la gente che sta intorno al gaming sicuramente, ma anche quelli che stanno intorno a video come Willush, Canesecco, ma che comunque frequentano YouTube con una frequenza e una conoscenza superiore a quella della media, come ho io ad esempio. Benissimo, allora, parlando sempre della grafica, perché sto dicendo questo? Com'è che so già che sarà una grafica da social network? Semplicemente perché innanzitutto si sono stabiliti grossissimi collegamenti con Google Plus, la nuova piattaforma social network che probabilmente andrà poi ad abbattere in un futuro non molto lontano Facebook. Quindi alla fine la Google ha voluto incentivare Google Plus unendola a YouTube, il che sta creando un caos, perché succederà che YouTube sarà utilizzato semplicemente per la condivisione di video su Google Plus, e Google Plus sarà usato semplicemente per il commento, il mi piace, quello che ti pare di video di YouTube. Quindi succederà che YouTube sarà solamente pieno di video creati da bambini di Google Plus, e quei video professionali che tuttora vediamo in questo periodo, ad esempio il mio professionale si fa per dire, ma ci sono tanti video fatti con tanta passione e non video ripresi con il cellulare, spariranno, pian piano spariranno, perché quando questa ondata migratoria di video sfonderà le porte, purtroppo avverrà quello che vi sto dicendo. E allora ora voi direte, beh, sai, a parlare sono tutti bravi, ma la soluzione ce l'hanno pochi. Infatti io non sono così ipocrita, perché fino a parlare, ripeto, ci sanno arrivare tutte a dire due discorsi messi in croce, però trovare la soluzione è diverso. Qual è la soluzione? Purtroppo la soluzione vera e propria non c'è, perché questo è un processo che si sa
si sta sviluppando, per questo nascono nuovi social network, eccetera, però su YouTube possiamo fermarlo, possiamo rallentarlo almeno. Questo come? Semplicemente, ripeto, con il link che trovate sotto in descrizione, firmando digitalmente, quindi inviando un messaggio a YouTube con il, diciamo, la vostra non voglia di accettare questa nuova grafica, probabilmente se saremo un gran numero riusciremo a fermare YouTube e questa massa di problemi che comporterà questo piccolo cambiamento che sarebbe la nuova grafica. Quindi per questo video era tutto, ciao a tutti!